Ai, ai. Ok, dopo quel filmato mi ha crashato il gioco, quindi ho dovuto caricare e rifare la battaglia. Questo vuol dire che il numero di granate forse è diverso rispetto a quello che avevo l'altra volta. E dunque siamo tornati in Cina, Lara ha sbloccato sta porta. Quindi era la chiave. Bel posticino, molto decorato sicuramente. Questa è la cosa che si è vista nel filmato prima dell'inizio del gioco. Sembrava tutto troppo semplice. Non mi piace sto suono. Sono in balia della forza di gravità. Adesso sono in balia della corrente. Ok, posso tornare a essere padrone delle mie azioni, perfetto. Quindi sì, catacombe di Tylon, ogni volta mi dimentico come caspita si chiama. Intanto sto livello è il tempio di Xian, ok, che è il nome del pugnale, va bene. Talion. Era il nome di quell'aggeggio e faceva da chiave. Quindi catacombe, ovviamente non di una persona, di un'entità come già avevo detto. Catacombe inteso come il luogo di eterno riposo di questa chiave per questo posto. Eterno riposo perché non doveva mai venir trovata da nessuno. Anche se in realtà il livello nel quale otteniamo quell'aggeggio è il palazzo di ghiaccio, non quello delle catacombe, ma vabbè. Qui la corrente è ancora un po' troppo forte. Che cacchio era quel suono? Come si sente Lara ogni volta ad essere la prima a mettere
chiede in questi posti dopo chissà quanti secoli, rispetto all'ultimo essere umano che è stato in quei luoghi, intendo. Oh, che... Beh, ma le tigri che si materializzano dal nulla... Furba la tigre. Sì, beh, non è proprio roba da affrontare con le pistolette. Vabbè, sti cavoli. Comunque sì, ormai siamo a fine gioco, quindi... Ma sì, ma fatemi tenere sempre gli Uzi. E buonanotte. Dunque, ho già adocchiato un paio di po... Proprio, non lo so, una caratteristica di questa specie locale di tigre cinese. Il superpotere di materializzarsi così dal nulla. Oh no, 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 non le pedane tibetane. Cala. O forse catacombe del Talion, nel senso che lì poi sono comunque sorte delle catacombe. E hanno semplicemente preso il nome dell'oggetto più importante di quelle zone. Anche se, ripeto, lì non c'era molto l'aspetto di catacomba. Ma vabbè. Stavo dicendo che ho già adocchiato due punti che richiedono chiavi. Comunque non c'è altro da fare, quindi... E pedana tibetana sia. Ok. C'è una strana atmosfera, una strana... Appunto, musica d'ambiente in sottofondo. Aquilozzo gigante. Da qui non so se posso. No, no, assolutamente fuori portata. La capriola in acqua. Oh, traghettino? Ma no, dai. Sarà il posto perfetto. Ah, però non è ancora finita. Chiave. Questo suono che si sente ogni tanto. Ma che... Forse è abbastanza uno spreco gli Uzi per sti ragnetti, ma... Amen. Quello là sotto sembra un bel laghetto di sangue. Forse devo farmi un bagnetto nel laghetto di sangue. O lavavo la spa... Oh. Aspetta un po'. Prima che faccio cavolate. E che cavolo. Non si è riappesa.
che abbiamo scoperto che il laghetto di sangue è leggermente letale. Ok, là sotto c'è il draghetto, ma ci ho già provato un paio di volte e... Vabbè, devo per forza salire allora, che cavolata. In pratica c'è troppo spazio fra... dove... mollare la presa di quella scala e lì sotto, quindi Lara non si riappende. Quindi dobbiamo arrivarci da qua sotto. Visto che si intravede sto percorso. Ok, si prosegue di là, ma facciamo sta piccola deviazione. Sarò sincero, una parte di me è tentato di evitare di prendere i draghetti ormai. Mancano 4 livelli alla fine, credo di avere abbastanza risorse. E non è detto che quando vedo un draghetto poi riesco a trovare anche gli altri due. Quindi per questi motivi, forse a conti fatti mi conviene risparmiare tempo e evitare di prenderli anche quando li vedo. Però vabbè. Mentre ho fatto sto discorso, questo l'ho raccolto, ma sì, in realtà forse dovrei iniziare a smettere di cercarli. Anche per un discorso di soddisfazione arrivati a sto punto. Dire sì, draghetto, ti ho visto, ma me ne può fregare di meno. Eccola. Oh wow, per un pelo, Lara. Ok, siccome non avevo salvato, mi sono dovuto rifare sto pezzo. Quindi prendiamolo come un segno divino. Adesso smetto di raccogliere i draghetti pure quando li vedo. Grazie. Suoni inquietanti. Spuntoni della morte. E boh. Questi dolci suoni di sospiri di morte. Sì, io da qui però non vedo bene, anzi non vedo affatto. Ok, adesso va meglio, per così dire. Vabbè, dai, basta fare così, così. Riproviamoci, Lara. Ok. E questo si rompe. Ottimo. E se riesco a non rompermi l'osso del collo, devo evitare poi gli spuntoni. Ah, ma credo di essere morto perché mi manca un po' troppa vita. Vediamo.
Eh sì. Caspita, però ho sbagliato il tempismo. Ah, quelle sembravano delle granate. Ok. Questi suoni mi fanno pensare che c'è un gigante con un gigantesco mal di pancia qua dentro. E siamo di nuovo qui. Ok. Vediamo se sbucano altre tigri. Intanto mi serve un altro medipack. Questi sono proprio suoni da cattiva digestione. Questa cosa chiaramente ispirata a i soldati di terracotta. Giusto perché non mi fido. Mica sono scemo. Per qua serve una chiave dalla forma davvero strana a giudicare da... C'è là dentro. Boh. Ecco il mal di pancia. Altra bella pozza di sangue. Ah, cavolo, è scivoloso già qui. Allora sono morto. Eh sì. Meno che alle mie spalle non ci sia qualcosa. È la morte. Come anche se ci fossero dei bisbigli demoniaci in sottofondo. E poi il mal di pancia. Ma che... Muoio per il medipack, muoio per il medipack. Sì che muoio per il medipack. Dimmi Lara, ne è valsa la pena? Ne è valsa la pena? Ah, ecco che fa. No, no, no. Sì, fantastico.
Ok, dai, l'accetto perché con la sfiga che ho se ci riprovo. Oh. Per caso si è chiusa? Sì, vabbè. Non ho tutta sta voglia di tornare là dentro. E sti scalini qua so di scena no. Per di là si sale, ma che c'è qui al piano terra? La morte. Molto semplicemente la morte, come in tutti gli altri punti di sto delizioso posticino della minchia. Ti vedo. Quindi in realtà è impossibile salire da qui perché uno si becca al macigno. E non c'è niente. Suono lo conosco fin troppo bene. Ah, che bello nel buio. Ok. Forse non è esattamente il mio punto dove salvare, ma perché sono così scemo e mi addentro le tenebre? Mega stanzone, spero per loro non abbia una scop. Ok, forse mi conviene controllare. Ok, va bene, nessun problema. E poi beccati questo. Era una sola. Ok. Controlliamo anche l'altro angolo. Questa cosa si è disattivata, è a tempo, no? Vabbè. Avrà sì fatto piovere una tigre dal nulla, ma ok, devo aver aperto anche sto coso qua. Vabbè, nel tipico affettapane cinese. In funzione da secoli e secoli. Ah, non si sale, quindi devo scendere. Non è andata male. Oh, che roba c'è qua, ma santo cielo, vogliono proprio proteggerla alla grande, sto pugnale. Lì c'è qualcosa? Ok, non è un'illusione ottica. C'è davvero qualcosa. Lì invece no. Ma
Ma sti cavoli. Ma sì, va. Oh, però quanto. Quanto ci vuole per ammazzare una di ste aquile? Ah, ok, siamo qua sopra. Che ho aperto forse proprio la porticina di là. Ok, e altre trappole ovviamente. Credo ci sia modo di evitarle. Ok. Fantastico, perfetto. Cioè, qui ho avuto la sfiga di premere un pulsante prima dell'altro, perché non potevo sapere quale faceva cosa. Ok. Questa probabilmente va messa in quella strana serratura. The Dragon Seal. Beh sì, quasi mi ero dimenticato quel filmato prima dell'inizio vero e proprio del gioco. Dove si vedeva il drago con il pugnale. Poi che succedeva? Che un soldato toglieva il pugnale e il drago moriva. Me ne frega un cavolo di te. Il drago proprio si scioglieva. Poi i monaci andavano a mettere sono bloccato nello spazio-tempo. Andavano a mettere il pugnale al sicuro in questo palazzo qui, a quanto pare. Ok, dai, non è successo nulla di irreparabile. Comunque credo che sopra quelle travi ci sia semplicemente il drago di Giada. Non vedo niente. Caspita. Ma sì, fucile a pompa per i ragni. E manco muoiono. Vai Lara, sei grandissima. Ma ci rendiamo conto di tutto questo? Ma io ho voluto essere complice di questa follia semplicemente per... Cioè, in realtà all'inizio speravo di ucciderlo con un colpo e chi se ne frega. Sempre per il discorso di tanto siamo a fine gioco, credo le risorse mi basteranno.
Però arrivata una certa ho voluto insistere proprio per, non lo so, documentare questa follia. Perché sì, quasi mi ero dimenticato di quest'altra piccola meccanica leggermente sgradevole. Cioè che a volte Lara non aggancia esattamente bene i bersagli. Ora. Ah, sono sbucate anche lì. Vabbè, devo riscendere da là. Dov'è che stiamo andando di preciso? Perfetto. Credo di aver capito. Ok, molto semplicemente. Qui a lì prenderò un po' di danni, quindi se non sono full vita ci muoio, credo. Incredibilmente. Aspetta, così forse lo scavalco. Facciamo così. Ah, ma era una pedana tibetana? Non l'avevo capito. Ok, no, non è ok. Pure qua. Bisogna avere i riflessi pronti. Niente sassetto sto giro. Mancava solo l'aquila che veniva a rompere le scatole. Che bello. E quindi sti cavoli, io da qui non posso arrivare né ora né mai lì. Quindi da lì devo saltare per arrivare lì. Sono un po' perplesso. Scivolo qua e sto tranquillo. Ah, vabbè, sì. Posso appendermi. Se faccio un salto opportunamente angolato. No, che non mi è partito il salto. Vabbè, almeno ho salvato la pellaccia. Ok.
Che bell'aspetto. Ah. Forse poteva servirmi? Queste sono pedane tibetane? No, che altrimenti farebbe su e giù. Ok. Dove andiamo di bello? Tu sei ferma o tra 5 secondi mi rotolerai sulla testa? Probabilmente la seconda. Eccoli partiti. Ah, guarda un po' dove siamo sbucati. Sento un micione. Vabbè, non può arrivare qua sopra. Ah. E dai. Era una sola o due? A quanto pare due. Vabbè, sti cavoli. Era per di qua che bisogna mettere la maschera. No, dall'altra parte, qua si esce. Sì, la musichettina tutta tranquilla, ma non mi fido manco per sbaglio. Ok, salve. Certo, prego, si figuri. Scusi se l'ho disturbata. Che caspita, Lara. Quelle tette enormi che c'hai. Basta che tocchi una cosa e ti blocchi. Perché sto andando all'indietro? Non lo so, non vedo niente. Che pessima idea. L'acqua sta salendo di livello, tra l'altro, forse no. Ok, vedo che ci sono una marea di leve, ma molte hanno la texture finta come... Ma buongiorno. Venghi, venghi, si figuri. Oh, nessun problema. Dubito sia quella che mettono proprio davanti. Dai, Lara. Forse non è una in particolare, è che uno le deve tirare tutte e tre. Sembrano tre apparentemente. Ok, si è aperto qualcosa. Stavolta ce l'ho il tempo per prendere il medipack. E vi saluto. Sta cosa delle false leve c'era anche in un altro dei 27.000 trabocchetti di sto posto. Quando il pavimento si è aperto c'era una botola. Lì davanti c'era una finta texture di leva.
Pesce dorato. Non ho ben capito che cosa è successo dove. Ossigeno e poi che... Wow. Non sto a capire più niente. Non ci ho mai capito niente. Si è allagato tutto, tipo. Eh sì. E sti cavoli. E quando sto? Boh, bella domanda. Granate, mi fa piacere. Questo è l'importante. Granate e medi paccozzo. Vieni qui. No, eh. Beh, mi scoccia equipaggiare l'arpione. Ok, wow! Lo sciacquone! Ah, wow, ho abbassato di nuovo il livello. Senti, sto coso conviene davvero ammazzarlo perché non mi fa riflettere in modo sereno. Tacci sua. Ok, vediamo di capire. Ok, devo per forza attivare sta cosa perché altrimenti la corrente è forte. A quel punto però ovviamente non devo tirare quest'altra qui, altrimenti punto e a capo. Complimenti per le decorazioni sulle pareti con sti dragoni. Quindi... Perdi qua. L'avidità sarà la mia rovina. Ok, sì, vabbè, mettete le altre 74 leve, non è un problema. E che... Vuoi vedere che mi sono fregato da solo? Quest'ultima leva? Sì, perché ho riattivato la corrente. Centaccio. Mi sarei dovuto curare semplicemente per continuare un altro po' e vedere di capire che cacchio sta succedendo con tutte queste correnti. Vediamo di capire che è successo tirando st'ultima leva. Ok, si è aperto qui. Vabbè, devo accettare sta cosa. Non ci posso fare niente. Vabbè, dai, c'era quel medipack grande insieme alle granate. Ho anche preso quello piccolo. Quindi si può fare. Ancora però, regà, state tirando un po' troppo la corda. Ah. Vabbè, poi sicuramente si aprirà anche qui. Insomma, bisogna fare parecchio avanti e indietro.
Sembra esserci corrente qua dentro. Forse è solo un effetto visivo. Ok. Dai. Non farti impressione dallo scheletro, ne hai visti 10.000 nella tua carriera. Caspita. Ipnotica l'animazione delle onde. Ah, guarda un po' dove siamo. Sotto la grata. Con gli spuntoni che vedevano da destra e sinistra. Quello è il famoso medipacchino che ho lasciato. Salve anche a lei. Ora, quale persona sana di mente? Senti, prima che faccio cavolate. Ciao, carissimo. Sì, spingimi pure. Si era mosso in modalità silenziosa. Io non l'avevo assolutamente. Vabbè, ok, allora. C'è qualcosa. In balia della corrente. Oh! Guarda un po' dove risbuchiamo. C'erano due porte rimaste in sospeso, ma questa aveva la serratura, esatto. L'altra ce l'aveva più dorata. Golden Key. Aspetta, fammi prendere una bella boccata d'aria perché non si sa mai quanto possono essere estese queste parti acquatiche. Porticina. Tutto chiuso. Forse dovrei accendere un flare. Ho preso danni perché mi si è chiusa la porta addosso. E so fregato. Medipack mi fa molto piacere. C'è una leva. Questa dobbiamo farcela di forza bruta, accanimento terapeutico con i medipack. Sì, ma combatto contro l'accanimento della sfiga nei miei confronti. Sì, sono un po' distratto. Ma poi il pesciolino, ho visto male o ha continuato a nuotare per i cazzi suoi? Cioè, quindi morde Lara, che mi fa pensare che sia, insomma,
insomma, che mangia carne, no? Anche di creature 10 volte più grandi di lui. Però poi quando la sua preda muore gliene frega più niente, non è che... Cioè non ammazza per nutrirsi, ammazza per sport. Che cattiveria. Ok, leva tirata, medipack preso. E dove stiamo andando, scusami? Questa sembra tutta una nuova zona. Musichettina tutta misteriosa. Nartro, e va, regà. Vediamo al volo se c'è roba qua sotto. Parrebbe di no. Guarda, quando imparerai a portarti una torcia, attaccarla al tuo toppicino Segsi. Non sembra esserci niente. Caspita. Sembravano 36 ragni, a giudicare dall'animazione, ma a quanto pare molta meno roba. Le ragnatele proprio mi bloccano. Devo aspettarmi qualche boss ragnoide gigante? Comunque è un cambio d'ambientazione, ma aspettavo che finisse il livello. No, Lara, non è il momento di fare la giostra dell'avanti e indietro con le capriole. Viene fino a qua. Un po' di difficoltà a vedere al buio, effettivamente. Se sono normali ci mettiamo una vita, fia mia. Lo lascio qui così illumino. Vabbè, giusto, giusto il coso è andato a cascare dove già era illuminato. Finiamo lo shotgun, dai. Tutto qui. Wow, pensavo qualcosa di più serio. Beh, magari questo era l'antipasto. Arriva il fioletto per vendicare la madre. Io ormai non mi faccio più problemi. Sì, a volte sono un po' così nei giochi dove ci sono risorse da gestire. Che all'inizio sono parsimonioso e poi... spendo come se non ci fosse un domani.
Che schifo. Ok. Ci siamo. Beh, dai. Sempre meglio di ciò che mi aspettavo. Sembrato di vedere qualche punto. Salto un po' storto da fare. Ok. Salve. Grazie al cielo non sei riuscito a farmi cadere. Lontano un pochettino. Nove, dai. Dovrei farcela. Ormai ho sempre la testa a fine gioco. Sì, io sono arrivato qui, mi fa molto piacere e... Forse devo sparare a sto coso. Forse devo saltare lì, poi lì e lì. So che è un po' scuro, ma... Ok, la luce alla fine del tunnel. Questo è tutto un altro ambiente. No, è sempre quello. Solo che adesso posso arrivare qui. E questa è la chiave che apre quell'altro cancello. L'ultimo, presumo. Come si tornava indietro da qui? Devo per forza ripassare da qua. E poi per di qua, ok, dai, non è distante. Shh.
come ho detto. Non è ancora finita. Ma dai, sicuramente manca poco. Ovviamente gli immancabili sassolini ruzzolanti. Tacci tua, almeno sono ancora vivo. Sento un rumore molto poco piacevole sopra di me, ma anche se è buio vedo che c'è il soffitto, quindi questo mi tranquillizza. Ditemi che quei sassi erano... Ah, sto benedetto punto, è vero. Manco me lo ricordavo più. Ditemi che quei sassetti erano gli ultimi scherzetti. No. Quanto pare no. Perfetto, stai buggata lì. Ok, altra sequenza di salti in arrivo. Ok, non è una sequenza. Oh, che caspita. Ma la fine di sto livello, la fine. Che roba... Ma faccio pieno infarto. Ce l'ho vista apparire piano piano da sotto lo schermo. Quello è un tappeto tibetano. Ditemi che qua c'è il draghetto dorato del quale me ne posso fregare. No, qua direttamente... Ah, c'è qualcosa lì. E sono vivo. E scommettiamo che appena provo ad andare di là quel coso si attiva magicamente. Pare di no. Draghettino dorato. Guarda un po' che cosa simpatica. Ah, ecco l'altra cosa simpatica. Che cosa assurda. Li ho incontrati tutti e tre, sto giro che ho deciso di non prenderli. Questo vuol dire che se li avessi presi avrei ottenuto le ricompense, ma sti cavoli. Forse è dove si arriva con i tappeti elastici tibetani.
Sì, sembra un salto un po' tosto da fare. E anche che si porta via un po' di vita. Proviamo. Forse se l'avessi avuta tutta. Ok, vivo per un pelo. E questa zona d'acqua. Ah, è quella a inizio gioco. Cioè, inizio livello. Ma porca di quella porca. Devo caricare. È la zona a inizio livello quando Lara è cascata. Ok, è un numero abbastanza consistente di volte che. Abbastanza consistente. Insomma, è un casino di volte che provo a fare sto salto, ma non va. Cioè, Lara non si appende, l'ho provato in tutte le salse. La distanza, cioè, non è che è troppo lontano, Lara dovrebbe appendersi. Quindi, non lo so, forse è un bug, forse è fatta apposta, è una trappola. Ah, questo è l'altro salvataggio, vabbè. Rifaccio sto pezzettino. Forse è fatta apposta come trappola. Il giocatore vede sto coso e dice: ah, sono un bravo avventuriero, mi sembra di aver visto una cosa, adesso devo solo provare ad arrivarci. Perché non attiva il pulsante? Ah, vero, l'aquila. Uno attiva il pulsante, poi si guarda e vede. Ah, aspetta un po'. Ma c'è un medipack grande, le scale. E in realtà è una trappola? Possibile, una cosa davvero cattiva. O forse è un bug. Non lo so, ma sinceramente a sto punto non mi importa molto. Cioè, l'importante è che lì non ci sia nulla che serve per finire il livello. Eh no, sto coso è più veloce di me. E voilà, di gran classe. Qua c'era st'altro infame. Ora sto coso deve condurmi. Ma porca, vabbè, dai, non è successo niente. Manca poco, deve mancare poco. Tutta questione di stringere i denti un altro pochettino. Livello ho fatto talmente tanti salvataggi che ho per due volte finito il numero di slot a disposizione. Eh sì, ma guarda che. Ah, non ho parole. Una tortura cinese, proprio il caso di dirlo. Ok, abbia. No, no, okay. Ero così contento, credevo di aver trovato l'angolazione giusta. Ma che puttanata, sta cosa delle pedane, raga, che puttanata. Ok. Proprio ho premuto la X e te ci hai rotto. Te, le tigri, scarafaggi, no? I ragni, quello che caspita, eh. Comunque sì, ho premuto subito la X. Lara si è attaccata come se avesse la colla alle mani. Fatemi salvare.
prima di subito. Ecco, ecco perché si salva in modo isterico in questo gioco. Eccala. Anzi, incredibilmente non sto cascando di sotto. Ok, e qui è dove si è aperto. Ora, fine livello, please. Oh mio Dio, la serve una chiave. Oh mio Dio, sto livello non è ancora finito. Ma voi siete matti? Forse sto livello mi sta sembrando così lungo semplicemente perché... sono morto 38.000 volte. E quindi la lunghezza mi sta sembrando maggiore di quella che è in realtà. Qua si scivola, quindi niente. Probabilmente ho scoperto la via del ritorno. E qua serve una chiavetta. E salve ragazzi. Ok, non c'è nulla in cima. Molto intricata sta stanza. Sarebbe una follia non salvare prima di fare ogni passo in questo livello. No, giù già ne ho avuto abbastanza. Non mi fido di niente. Ok, non è una pedana che si apre col peso. Qualcosa deve essersi aperto. Tipo qui. Chiavettina. Forse un esperto del gioco può anche fare questo salto. Non sarò un esperto del gioco, però a volte due salti azzeccati escono anche a me. Ok. Mi sa tanto che se... uso sto drago come mega scivolo. Tipo così, proprio... mua. Ditemi che è tutto in automatico e che non devo saltare. Ok, perfetto. La famosa scorciatoia.
Ah, non ho letto, era qualcosa Chamber Key. Sì. Ah, ok, lì. Ora c'è le gambe talmente lunghe che c'è il rischio che tocchi comunque. Che c'è per di là? Qualcosa messa per distrarre? O c'è un'utilità? Ah, ok. Sa tanto che questa sarà una seconda via di ritorno. E direi che andiamo per di qua. Fiamme, fiamme. Ma non c'è molta scelta. In realtà c'era sta pedana qua di lato, ma non credo sia roba per dopo, quando forse si spengono le fiamme? Io ci sto a impazzire dentro sto livello. Ma qua non era dove? Ma che? Ma regà, ma io che ho fatto di male nella vita? Questa è l'altra stanza. Scusami, aspetta, ci sono due draghi. Forse anche qui c'è una chiave, ma non mi sembra. Aspetta, perché qui è dove sono stato. È là. Ah! Ok! Mi era arrivato un infarto. Ok, là è dove si è aperto e dove devo andare. Io avevo malinterpretato il filmato. Non so, raga, non ci sto a capire più niente. Sto livello mi sta logorando molto la psiche. E io adesso salto, vado lì. Mi arrampico sul musetto del drago. Eh no, dovevo saltare. Scalettina. Quindi sì, non c'è bisogno di arrampicarsi proprio sul muso del drago. Ah, ok. Affetta pane cinesi. Oh, che diavoleria è questa? Oh, regà, preparamose. E la fregatura è che da qui credo mi venga più scomodo ritornare sulla scala.
Anzi. Ok, vabbè, è chiaro che io mi devo fermare prima di perdere la testa. Forse basta anche più in basso, giusto per stare un pelino più tranquilli. Ok. Sì, ma non vedo se dietro c'è qualcosa. Devo andare alla cieca. Ah, bisognava fare la capriola lì. Ok. Proprio sento tutta la fatica di Lara in questo momento, perché è la mia fatica. Intravedo una stanzetta qua sopra. No, spero un inganno nell'inquadratura. Fine filmato un bel primo piano sul culetto pixeloso di Lara. Lasciamo stare il fatto che questi qui sono arrivati al pugnale evidentemente in modo molto più comodo rispetto a Lara e prima di lei. Cioè, in realtà lei è arrivata prima, ma insomma avete capito. Cioè, quel beota di Bartoli si è pugnalato volontariamente perché non sembrava un imprevisto. Tipo che ne so, il pugnale ha una sua volontà e, non so, gli ha controllato la mente e l'ha fatto suicidare. Non sembrava un incidente perché poi i suoi galoppini l'hanno portato via, quindi è come se fosse una cosa normale che fa parte di un rituale. Quindi si è ammazzato col pugnale per ottenere poteri di un dio? Una roba del genere? Comunque ho finito sto livello del cazzo e questo è tutto quello che mi importa in questo momento.